consuntivo della RACI, la rassegna agricola del Centro Italia, che si è svolta nei giorni scorsi e che ha chiuso i battenti domenica scorsa con grandi numeri. Ne ha fatta di strada la RACI, edizioni dopo edizioni. Questa è la 29ª, la rassegna organizzata dalla provincia di Macerata con la collaborazione dell'Associazione Regionale Allevatori delle Marche, il sostegno della Regione Marche, della Camera di Commercio e la partecipazione del Comune di Macerata, è diventata un fenomeno culturale capace di rivolgersi con solo e soltanto gli addetti ai lavori, ma anche ai consumatori, i veri protagonisti. Merito soprattutto del lavoro di squadra portato avanti negli anni insieme alle molteplici associazioni e realtà locali dell'economia, del turismo, dell'ambiente, dell'istruzione e della cultura che collaborano attivamente alla manifestazione. Vengo come assessore del Maceratese, ma anche come assessore che segue molto da vicino le vicende di questa provincia e dell'amministrazione provinciale. Plaudo ad un'iniziativa che dà un segnale di speranza forte, perché noi abbiamo bisogno di questi segnali. L'agricoltura è un comparto che sta camminando, è un comparto che unico in Italia sta dando nuovi posti di lavoro, sta creando nuovi posti di lavoro soprattutto ai giovani e anche a molti giovani diplomati, ma è anche il settore primario che direi unito al turismo è la nostra risorsa intoccabile, perché il nostro patrimonio artistico come il nostro patrimonio boschivo, terriero, delle nostre coltivazioni è veramente l'unica cosa che nessuno può toccarci. Credo anche che per la regione diventi sempre più strategico questo campo, perché insieme alla sanità, se andiamo a vedere i campi della produzione, l'agricoltura è una delle più importanti competenze. Per 3 giorni esperti selezionano i vini che più si addicono ai piatti di pesce nell'ambito della manifestazione Selezione Internazionale Vini da Pesce che si svolge ad Ancona. Dal 15 al 17 maggio si svolge ad Ancona la seconda edizione della Selezione Internazionale Vini da Pesce, unico concorso collegato alla gastronomia marinara tra quelli che godono dell'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, promossa da Camera di Commercio di Ancona con il coordinamento della sua azienda speciale Market. La selezione è organizzata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e gode del patrocinio della Regione Marche. Sicuramente sì, noi da qualche tempo a questa parte stiamo cercando come assessorato di valorizzare al massimo il nostro prodotto ittico, nell'intento di dare una mano ai pescatori che fanno sempre più fatica a fare reddito in un momento di costi crescenti. Abbinare il prodotto ittico al vino, quindi due prodotti, due campioni della nostra produzione locale, noi pensiamo che possa essere un binomio vincente. Vino e pesce ci porterà sicuramente fortuna e soprattutto aiuterà i pescatori a cercare di valorizzare quel prodotto che è rimasto sempre nell'ombra. Mi riferisco al pesce azzurro, alle vongole, ai mitri, alle cozze, ma anche al pesce delle aree interne, per esempio, di cui la Regione Marche è una delle regioni più ricche e forse poche persone lo sanno. Questo è l'unico concorso dove nella gastronomia tocca anche la parte marinara. Sì, beh, quando abbiamo avuto questa opportunità, grazie all'Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini, abbiamo subito detto che poteva essere una grande opportunità. Far conoscere anche a giornalisti stranieri le eccellenze delle Marche, il vino e il nostro pesce, secondo me rappresenta una grande opportunità da cogliere al volo e noi l'abbiamo già fatto. Con lo slogan il concorso più ambito dai vini bianchi, rosati e spumanti, la competizione è proiettata sullo scenario internazionale con l'intento di favorire il confronto in un mercato che parla globale, ma che premia sempre di più la territorialità e le identità locali. Saranno 10 le categorie in gara per la conquista dell'ambito titolo di compagno ideale dei piatti a base di pesce, non solo bianchi, ma anche rosati e bollicine. Ci fermiamo un attimo, vediamo la pagina dei cambi, poi torniamo in studio con altre notizie ed altri servizi. Stagione dello Sferisterio che già conta
un successo. L'attivo di bilancio di gestione è un fatto positivo che si spera di eguagliare nell'attuale stagione. Anno eccezionale per l'associazione Arena Sferisterio, che conferma il dato annunciato 3 mesi fa di una stagione con saldo positivo. Anzi, il bilancio consuntivo 2012 dell'ente svela un quadro migliore di quanto ci si poteva aspettare. Questo risultato assume maggiore valenza se paragonato alla situazione nazionale dei teatri lirici, che vede una profonda crisi economica e sottolinea il virtuosismo e il rigore dei conti di questo nuovo corso di Macerata Opera Festival. Sarà un'altra stagione nella quale abbiamo l'ambizione di stupire di seguito ai grandi risultati dello scorso anno, ma che ovviamente non ci hanno, come dire, montato la testa, ma piuttosto ci hanno spinto a lavorare ancora di più su quelli che erano i driver, la filosofia della stagione lirica targata Francesco Micheli, e cioè quello del coinvolgimento dei giovani, ma soprattutto anche riuscire a costruire produzioni che sapessero parlare al mondo e soprattutto sapessero parlare alla società in un tema come le divisioni e i muri che purtroppo nell'ambito sociale ancora esistono. Tantissime le iniziative, oltre naturalmente alle due opere Trovatore e Nabucco, vi sono altre due opere, una dedicata ai bambini, che è Il piccolo spazzacamino e Sogni di una notte di mezz'estate. Naturalmente c'è anche il Festival Off, che saprà soprattutto quest'anno affinare e raffinare l'esperienza del 2012, e quindi riusciremo anche nell'arco della settimana, attraverso le varie sezioni, e cioè quella dell'anno scorso che era il Mania, la Young e Extra, abbiamo aggiunto anche quella tour, cioè il lunedì le nostre produzioni avranno la possibilità di girare dopo l'esordio a Macerata anche in altri comuni della provincia. È una stagione in cui crediamo molto, che abbiamo realizzato con circa 1.100.000 euro in meno rispetto alla stagione del 2010. Abbiamo provato a mettere le idee sostituendo i soldi, e vediamo cosa ne esce, ma siamo convinti di aver lavorato con grande determinazione e passione, e siamo convinti che ci sarà una risposta positiva. L'anno 2012 si chiude con più 12.700 euro, non accadeva più da 10 anni. Chiusa invece con successo ad Urbino la tradizionale Fiera della Casciotta, che si ben adatta al contesto culturale della città. Questo è l'avvio del terzo Festival della Casciotta di Urbino, sabato e domenica 11 e 12 maggio. Siamo con il sindaco Franco Corbucci. Un appuntamento legato all'agroalimentare, che è un appuntamento che fa parte ormai della tradizione e fa riferimento a una tradizione di questo territorio. Certo, fa riferimento alla grande tradizione di questo territorio, perché diciamo siamo un luogo, no, voglio dire, sempre stato non certo industriale ma agricolo, veniamo da un mondo agricolo, da una cultura di questo tipo, ed è quindi una grande tradizione che prende in considerazione Urbino e Montefeltro, questa realtà particolare, dove si sono diffuse anche attività e mestieri, dove sicuramente l'agricoltura è stato uno di quelli rilevanti, diciamo anche nel disegnare il nostro paesaggio. Oggi se parliamo di paesaggi legati a Piero della Francesca è perché qualcuno ha lavorato i terreni, qualcuno ha piantato, no, ha curato queste piante, e quindi oggi questo paesaggio è un valore, ed è un valore tutto ciò che si produce, tutto ciò che deriva da questo territorio, e sicuramente il percorso agroalimentare è fondamentale. Tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni, restate con i programmi di 7 Gol de Terra Adriatica, le previsioni del tempo come sempre chiudono il nostro telegiornale. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con locali acquazzoni, in montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni anche intensi. In montagna, nubi irregolari con temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con locali acquazzoni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, soleggiato ma con nubi sparse. In montagna, soleggiato ma con nubi sparse.